Naturalmente, non si vede un cazzo. Non so se si capisce che è un 18. Storia dell'arte raccontata da Filippo Davvero. Numero 18, Ingres, Della Croix e Romanticismo. Introduzione di Filippo Daverio. Il mondo va reso romantico, è così che si ritroverà il senso primigenio. Il romantizzarsi non è altro che un potenziamento qualitativo. L'io inferiore si identifica con un io migliore in questa operazione. Così come siamo noi stessi un ordine potenziale di qualità. Nel momento nel quale do al banale un senso elevato, all'abituale una visione misteriosa, al noto il fascino dell'ignoto, al finito un'apparenza di infinito, romantizzo il tutto. Senza una completa autocoscienza non si potrà mai insegnare agli altri una comprensione autentica. Novalis, fragmento ed studio. Se il classicismo è assai facile da definire, lo si può considerare un fenomeno ricorrente delle arti. Ben più difficile è la definizione del romanticismo, e questo al contempo azione, sentimento, slancio e riflessione, valle di contemporaneità e sogno evocativo del passato, passione vitale e melanconia riflessiva. Ma rimane sempre nel sentimento romantico una pulsione profonda, quella che Harry Bergson definirà agli albori del XX secolo l'élan vital. Lo slancio viscerale per l'esistenza. Il XIX secolo filosofico ne aveva tentato un'analisi sia con Schopenhauer, il teorico del Will zum Leben, quella pulsione della volontà di vita che si riscontra in tutta la natura, che con il concetto dionisiaco espresso come genesi della tragedia da Friedrich Nietzsche. Ma l'origine è ben più profonda e lontana. La parola romantica si forma nell'Inghilterra del XVIII secolo e si riferisce al gusto per il romanzo, quello storico in modo particolare che diventerà cimento per i percorsi letterari di Walter Scott 1771-1832. Ma tornando indietro nei secoli, il primo testo che prende il nome di romanzo è quello greco dello Pseudo Callistene, che narra la storia di Alessandro Magno. Trova una serie infinita di repliche nell'antichità. Viene trascritta in latino nel IV secolo da Julius Valerius Polemius e ottiene una prima versione in franco-provenzale, cioè in una lingua romanza. Dopo l'anno 1000 ad opera di Alberico de Pisanson. Con questa versione appare il titolo di Roman d'Alexandre e viene sancito un genere letterario che diventerà fondativo nella cultura occidentale.
Due secoli dopo viene la parola roman, ripresa per redigere in versi il roman de la Rose d'Angoulême de Lorris, il quale muore trentenne e lascia completare la vastissima operazione letteraria a Jean de Meung. Sarà questo libro iniziatico sull'amore, uno dei testi più diffusi dell'intero Medioevo, e nato il romanzo, cioè la narrazione di invenzione. Fra quello di Alessandria e quello della Rosa si stabiliscono già gli elementi per tutto il romanticismo successivo. L'epica, l'amore e la natura. La Rosa continua a fiorire nella fantasia indomita d'Europa, a Kassel. Nel 1614 appare un piccolo libretto anonimo intitolato Riforma generale e totale dell'intero universo, seguita dalla fama Fraternitas, bello debolissimo ordine della Rosa Croce, scritto per tutti i sapienti e governanti d'Europa, e anche una breve risposta del signor Haselmeier, il quale per questo motivo è stato gettato in prigione dai gesuiti e messo ai ferri sulle galere. Si forma così il movimento dei Rosa Croce, che avrà immediato successo presso un gruppo di giovani intellettuali dell'Università di Tubinga. Servirà ad aggiungere un elemento ulteriore alla genesi del romanticismo, con l'inclinazione all'intimità celata delle sue adunanze. In epoca moderna si potrebbe sostenere che il primo autentico movimento romantico sia innegabilmente sorto attorno allo Sturm und Drang, Tempesta e Impeto, quella corrente della cultura germanica che prende lo spunto nel 1776 dal titolo di un dramma teatrale di Friedrich Maximilian Klinger. E questo è uno scrittore assai intrigante che, come Goethe, nasce a Francoforte e, come lui, scrive un dramma dedicato alla figura enigmatica del Faust e alla sua caduta nell'inferno. Al movimento partecipa tutta la generazione tedesca, da Schiller, che scriverà il suo primo dramma epico, I Masnadieri, a Goethe, che già aveva messo in scena nel 1774 il suo Götz von Berlichingen mit der Eisernen Hand, Goffreda di Berlichingen dalla mano di ferro. Un'esaltazione dell'individualismo protagonista. Goethe pubblica lo stesso anno durante la fiera del libro di Francoforte. C'era già allora e fu la prima in Europa. I dolori del giovane Werther, che diventa un successo editoriale in tutto il continente. Con una tale esaltazione dei sentimenti amorosi da portare molti giovanotti al suicidio. Il romanticismo germanico è pericoloso per la salute. Nel 1777, sempre a Francoforte, nasce lo scrittore Heinrich von Kleist, che infatti si suicida per una storia sentimentale nel 1811 a Berlino. Il romanticismo è individualismo, sentimento, eros e thanatos. La pulsione profonda ne venne espressa con sagacia dal poeta tedesco Novalis, pseudonimo del giovane Sassone della vita brevissima. Dalla vita brevissima, scusate, Georg Friedrich Philipp Feyer, scusate, von Hardenberg, 1772-1801. Quello che sosteneva la ricerca del Blaue Blume, il fiore azzurro di Myosotis. Questo fiorellino in italiano si chiama Non ti scordare di me, ed è il suo nome, forse un'ulteriore spiegazione semplificata di ogni movimento romantico, ma torna sempre in scena l'altro fiore, cioè la rosa.
Le tante rose diventano altissime, quella della quale parla il piccolo principe con la volpe. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora a tutte, non si può morire per voi. Certo, un qualunque passante potrebbe credere che la rosa mia vi assomigli, ma lei da sola è più importante di voi tutte, poiché è lei che ho innaffiato. Poiché è lei che ho messo sotto la campana, poiché è lei che ho protetto con il paravento. Siamo a pagina 12.